Riviviamo questa sera uno dei momenti, se non il momento più importante della vita di Gesù. È un momento che deve entrarci nel cuore e se davvero lo viviamo bene, quando usciamo non possiamo essere quelli che siamo entrati. Noi non stiamo ricordando, noi stiamo vivendo quello che Gesù visse quella sera divina. Mi veniva una parola strana, magica, ma magica perché divina. Noi siamo nel cenacolo, noi siamo seduti a tavola con Gesù, e non è un sacerdote o l'altro che parla, non è un sacerdote che lava i piedi, che vi dà il suo corpo, è Gesù questa sera, come sempre, che vi parla, che non ci lava i piedi, ma ci lava di tutti i peccati, e che non ci dà qualcosa, ci dà se stesso, corpo, sangue, anima e divinità. Com'è possibile, vivendo quelle parole, ricevendo quel perdono, mangiando quel pane di Dio, non essere diversi? È una domanda che ci dobbiamo fare. Io voglio raccogliere l'invito di Gesù, lo raccolgo per me. Oggi sapete che per noi sacerdoti è la Pasqua, la nostra vera Pasqua per noi sacerdoti è oggi, perché giovedì sera Gesù ha istituito il sacerdozio. Bene, voglio fare mia quella parola di Gesù: voi farete questo in memoria di me. Che cosa, Gesù, dobbiamo fare per far rivivere te? Fare memoria significa far rivivere Gesù dentro di noi, nelle famiglie, nel mondo.